Buonasera, buonasera a tutti. Non so qui come vi vedo. Aiuto. Vai, aggiorna. Ecco, scesa. Ecco fatto. Buonasera a tutti. Spero che stiate tutti bene, che avete fatto buone vacanze. Io ringrazio la signora Anna, Enrico, che sono sempre molto carini. Non vi dico nomi uno per uno perché siete tanti e io non riesco se no però se mi fate le domande poi io vi so rispondere. Ok? Dunque, è stata un'estate molto molto calda e spero che venga un po' più di freschino per tutti. Ho cercato di aiutare tanto perché è stata un'estate calda per il caldo, ma anche calda perché ho avuto modo di poter aiutare tante tante persone e ho avuto dei riscontri bellissimi. Buonasera a tutti voi. Ringrazio ancora tanto tutto lo staff di Focus, che sono tutti magnifici. E forza, io sono qui. Quello che posso aiutarvi, vi aiuto. Vi ringrazio tanto, tanto, tanto perché vi do una buona notizia. Mi avete aiutato tanto con la preghiera. E posso dirvi che Lulu è stata operata, sta bene. Pensate, è stata operata lunedì e lunedì o martedì e l'hanno già mandata fuori. Domani so che già per la strada, già torna a casa. Sicché questo è una cosa che io volevo congratularmi con tutti voi che siete stati in questo gruppo di preghiera e non sembra, ma funziona. Funziona perché io non sono una bigotta, però come basta un pensiero positivo. No, Menuccia, Gianfranco non si è fatto sentire ancora, ma forse perché ero molto impegnata a aiutare le persone a, diciamo, a guarire, però a star meglio e mi sono occupata molto di questo. E poi più di tanto non potevo fare perché era troppo caldo e col caldo così non si stava bene. È stato caldo in tutta Italia, ma qui in particolare in Toscana un caldo così non l'avevamo mai sentito. Era più caldo di notte che di giorno, sicché rendetevi conto. Non succede niente, Delizia, va tutto bene e spero che vada bene anche per voi. Hai ragione, Luciana, la preghiera è più potente di un esercito, sì. Ora però, quando volete, io non. Io suggerisco basta. Quando volete, ci vuole ancora
qualche preghiera, ma stavolta non tanto per la salute quanto per la nostra Italia, perché abbiamo bisogno di uscire da questa situazione, più che altro per le persone che lavorano e con questo pasticcio non so quanto si potrà andare avanti. Aiutatemi, mettiamoci tutti insieme, come avete fatto questo grande regalo per questa bambina. E qualche cosa si fa, dai, perché le cose cambiano. Non so come si leva questa cosa che c'è qui. Perché non riesco se non a rispondervi. Va troppo veloce. Vabbè. Io ve l'ho detto tante volte, io sono una persona che cerco di aiutare il più possibile. Da me vengano le entità. Però non le chiamo, io non le posso chiamare. Io ho accettato questo dono che mi hanno fatto, però non posso io chiamare. Viene chi può, quando può, e mi lasciano dei messaggi. Però in diretta no, perché io ho bisogno di tranquillità. E qualche messaggio sì l'ho avuto, l'ho avuto per Cinzia ho visto una bellissima bionda che era sorridente e che manda tanti baci a lei e a tutta la sua famiglia. Però devono venire loro. Questo è una specie di patto che io avevo fatto quando mi è stato fatto questo dono, che io prima di assecondare questo desiderio che mi era stato chiesto, e mi è stato chiesto perché io sono andata nell'oltre e ci stavo bene, poi però non mi hanno voluto, mi hanno rimandato indietro e dopo un pochino di tempo ho sentito delle voci che hanno cominciato a parlare nella mia testa. Poi qualche volta queste voci non erano solo voci, ma erano prima ombre e poi qualche volta persone che si vedono bene, non sempre e non a tutti si fanno vedere. Quando capita è una bella sensazione, anche perché non bisogna avere paura mai di chi è nell'oltre, semmai dobbiamo avere paura di chi è su questa terra, perché dall'oltre male non ne faranno mai a nessuno, perché nell'oltre non c'è la cattiveria, nell'oltre c'è la bontà. C'è l'amore, l'amore per tutti. E non credete alle cose che ci venivano dette quando eravamo giovani, piccoli, dai sacerdoti, che c'era il diavolo con le corna, il diavolo con i denti a punta, con la coda.
c'era l'inferno. No, non è vero. A me non me l'hanno fatto vedere. A me mi hanno fatto vedere prati, tanta luce, ma tanta luce che si poteva vedere con gli occhi aperti, un senso di pace, un senso di amore, un senso di serenità, un profumo che non esiste su questa terra. E io penso che le cose brutte sono solo in questo mondo, nell'altro mondo no. E non vi credete che l'altro mondo sia lontano? È dall'altra parte dell'altra stanza. Oh, grazie, Anna. Grazie. E di là non c'è cattiveria, di là non c'è amore, di là non c'è l'inferno. Perché io sono sicura che se c'era l'inferno me l'avrebbero fatto vedere. Perché io sono cambiata molto da che sono tornata dall'oltre. Sono cambiata proprio, mi è cambiata la vita. E non è possibile che io sono una persona come tutti, una persona che ha fatto tanti sbagli, una persona con mille difetti, mille problemi, e sono sicura che se l'inferno c'era, forse non mi mandavano diretta, però me lo facevano vedere. Perché non me l'hanno fatto vedere? Perché non c'è. Poi piano piano questo dono si è piano piano sviluppato, sempre di più, sempre di più. Però sempre fatto solo per amore, per aiutare, perché tutti abbiamo bisogno di una parola di conforto, di una parola, di un abbraccio. E ieri ho avuto un abbraccio bellissimo da una signora che ha avuto tanto, tanto dolore, ma è una signora così piena di voglia di vivere, di andare avanti, di far crescere dei bambini, una persona adorabile. E bisogna prendere tutti spunto da questa persona. Che malgrado questi grandi dolori che ha avuto, no dolori fisici, dolori proprio nel cuore. L'abbraccio di questa persona mi è rimasto proprio nel cuore. Sì, io capisco che un genitore quando perde un figlio perde la cosa più grossa che possa avere. Però vi posso anche dire una cosa, perché questa ogni tanto c'ho qualche dialogo con l'aldilà, ma no, proprio con degli spiriti molto alti, no? E tante volte mi hanno detto che quando vanno via i giovani, i bambini, è perché sono anime talmente pure che non hanno bisogno di stare sulla terra a patire. E li vuole vicino a sé, li vuole subito nella luce. E quando sono giovani, a me mi hanno fatto vedere una scala, ve l'ho detto tante volte. Che di là ho visto che c'è una scala grande, bella, lunga. E man mano che si sale questa scala è sempre più luminosa, sempre più luminosa. E bisogna fare uno scalino alla volta perché tutti siamo peccatori, tutti. E sicché bisogna pentirci. Diciamo ogni scalino che uno fa
è un pentimento che uno ha fatto in questa vita e si rende conto che ha sbagliato e vuole salire. Bene, i ragazzi non fanno una scala, hanno un ascensore supersonico. E i ragazzi, i bambini vanno subito nella luce, vanno subito vicino al Signore. E di là la vita continua. Devono fare tante cose, quello che vogliono. Intanto possono spostarsi come vogliono. E quando sono sempre vicino a noi, li sentiamo. Anna Maria, anche il tuo bimbo è sempre vicino a te. E ora può muoversi come vuole. Però io ho avuto, l'ho sentito tuo figlio e non è molto contento che tu sia sempre così arrabbiata, perché lui è felice e devi accettarlo anche te questa cosa, perché il suo ciclo vitale era finito. Perché pensi, pensi che lui stia male, pensi di dare la colpa a quello, a quell'altro? Non è colpa di nessuno. Non è colpa di nessuno. È che doveva andare via. Era arrivato il suo momento. Il Signore lo voleva vicino a sé. Non puoi star male così. A me mi dispiace vederti star male. Io non ti conosco, ma so che stai tanto male. Lui non vuole questa cosa qui. Vuole che tu ti riprenda, che tu pensi a lui, sì, ma con gioia, non con questa sfiducia che ti è venuta, con questa apatia, che non hai più voglia di nulla. No, te devi continuare perché la tua vita è ancora lunga. E quello che te hai fatto per lui, che hai fatto tanto, fallo anche per gli altri bambini, per gli altri ragazzi. Puoi aiutare tanto e ogni azione che fai per un altro ragazzo, per un altro bimbo, ma anche per una persona anziana, sono tutte gioie che te dai a lui. Questo che lui vuole che tu faccia, capito? Vuole che tu viva, che tu sia tranquilla e che tu aiuti chi ha bisogno. Ma non importa col denaro, basta una carezza, basta un sorriso, basta se una mamma un giorno ha bisogno e te vai a dargli un cambio. Purtroppo c'è tanto bisogno di questo e te, cara Anna Maria, ce l'hai tanto amore da dare e tuo figlio lo vuole, capisci? Grazie Valeria, di cosa? Allora, bevo un pochino d'acqua perché c'ho una sete. Qui c'è di nuovo sempre tanto caldo. Chi non riesco a rispondere subito, risponderò poi, eh? Mi ci vuole, se prima ci voleva una decina di giorni, ora ci vuole un pochino di più perché sto facendo un po' di sgombero in casa e allora c'ho un pochino meno tempo, però rispondo a tutti. Perché mi viene la scritta fai partecipare questa persona? Ah, c'è anche mia figlia che mi guarda. Ciao Diana.
non vi vedo più. Ci sono altre richieste? Grazie Serena. Brava Anna Maria, brava, brava, brava. Aiuta, cerca di aiutare, cerca di fare tutto quello che puoi, però ricordati che devi anche vivere te, eh? Perché tuo figlio vuole così. Grazie Anna. Poi avevate detto che dovete farmi tante domande, però io non le vedo. Grazie, grazie Giusy. Non so quale Giusy sei, ma se sei quella Giusy di Torino. Come ti ho già detto oggi, vai tranquilla, vai tranquilla. Luisa, no, però se mi ricordate, magari dopo mi mettete i nomi, perché a volte viene qualcuno, però mi dicono chi sono, però poi no. Non mi dicono per chi e allora non lo so, perché a volte lo dicono per chi è il messaggio, a volte mi danno il messaggio, mi dicono per chi è il messaggio e allora io vi rintraccio. A volte però mi dicono chi sono e non mi dicono per chi e allora io non vi trovo. Se viene la tua mamma, ti avverto. Si vedono fra loro. Dunque, di là c'è una cosa che si possono vedere senza gli occhi. È una specie di. Dunque, io quando sono andata di là non ho visto nessuno. Con gli occhi miei non ho visto nessuno. Però ho sentito che non ero sola. E ci sono stata forse troppo poco per potermi rendere conto per bene. Dopo, quando mi hanno tirato via, mi hanno trascinata indietro e ci sono rimasta molto male perché io non volevo assolutamente tornare indietro. Io sapevo cosa lasciavo di qua, perché a me mi è successo tanti, tanti, tanti anni fa. Sapevo cosa mi succedeva, però stavo troppo bene di là. Mi sono arrabbiata tanto quando sono tornata. Ah, sì, carina. Sì. Sì, ho avuto diverse visite quest'estate e poi quando la casa è sistemata vi invito tutti, eh. Ora è tutto sottosopra, c'è un gran pasticcio. Però vi invito tutti a casa. Ecco la signora Dora. Dora, quell'abbraccio, guarda, è stato così forte, così un abbraccio che ho sentito tanto amore che tu davi a me e io davo a te. E non eravamo solo in quell'abbraccio. Noi eravamo due, ma noi eravamo in quattro. E ti sai perché? Piano piano i contatti non vanno forzati, i contatti vengono piano piano da soli. E, però questi contatti a volte si fanno le cose talmente veloci in questa vita, in questo mondo, siamo tutti così presi da mille cose che non si fa. Non, non,
Non si fa in tempo. No, non le ritagliare i capelli. No, io non lo farei. Il ricordo lo devi avere nel cuore, la Miretta. I ricordi si tengono nel cuore, si tiene una fotografia, ma io sono contraria a tagliare i capelli. Ma sicuramente quando siamo nell'oltre ci si. Siamo tutti insieme, tutti. Ma non c'è più la cattiveria, non c'è più niente. E quando. Anche quando le persone in questa dimensione, in questo mondo qui, sono persone. Diciamo cattive, gelose, quando vanno nell'altra dimensione, ci vuole un po' più tempo a salire la scala. Però, perché nell'altra dimensione non esiste il tempo. Qui può essere un giorno e di là possono essere 10 anni, non esiste il tempo. Però questa scala la salgono tutti. E voglio rassicurare anche che questa scala la salgono anche chi si toglie la vita, anche chi è una persona poco brava, diciamo così. E ogni tanto, magari nelle vostre preghiere, mettete una preghiera per chi vi ha fatto del male, per chi non ha fatto del male a voi, ma l'ha fatto a qualcun altro. Ogni tanto una preghiera per i delinquenti, per gli assassini, perché loro ne hanno tanto bisogno, eh? Perché loro questa scala ci mettono tanto tempo a salirla. E prima, quando arrivano di là, si devono pentire di quello che hanno fatto. Luciana, io l'ho detto tante volte, io dei bambini mai nati non ho mai avuto nessun contatto. Da una parte sono contenta, perché sono una mamma chioccia e questa qui sarebbe un dolore ancora più grande per me. E poi forse non sono la persona adatta, però so che mandano tanti messaggi. Ieri sera ho seguito la signora Nicoletta e lei invece ha tanti contatti con i bambini mai nati. Da me non sono mai venuti e io non li ho nemmeno mai visti. Ogni tanto mi capita di vedere qualcosa, però quelli non li ho mai visti. Padre Meltrando è un nome, Meltrando? Mai sentito un nome così? Deve essere un po' difficile. Dunque, poi. Allora, le persone che ho aiutato, che sono tante, come stanno? Volevo sapere se quelle persone, quelle signore in gravidanza stanno andando tutto bene, perché non lo so, Cristina, se
No, questa cosa qui, Cristina, proprio no, non la so. E ti dico la verità, è un problema che non mi ero nemmeno mai fatta. Ci Tina, se venisse la tua mamma, sì, però io tante volte io non chiamo, non posso chiamare. Bisogna sempre avere fiducia, eh? Terry, non è mai troppo tardi. E i miracoli succedono sempre. Ok? Abbi fiducia. Come? Ecco, magari così vedo un pochino meglio. Eh sì che lo ricordano il nome. Eh sì, e lo dicono anche, perché quando vengono dalla signora Nicoletta o dalla signora Hilde, che io. E lo dicono il nome, e come se lo dicono? E sanno che sappiamo chi lasciamo di qua quando si va di là, eh? Allora. Qualsiasi persona, qualsiasi anima sia venuta a trovarti, devi essere sempre felice. E ricordatevi che dall'oltre del mare non lo fanno mai, eh? Erika, perché non glielo dici direttamente te alla nonna, eh? Erika, hai provato a fare la candela? Ciao Simona. Perché se provi a fare la candela, vedi che la nonna ti risponde. Risponde a tanti, sai, la candela. Oh mia, sono così contenta. Sono così contenta di averti aiutato un pochino. E allora, Danna, prova. Prova a domandarglielo. Eliana, il tuo genero non è morto, è in un'altra dimensione, è vivo in un'altra dimensione. Ma se te non riesci a accettare questo compito che gli era stato dato, non lo fai, gli blocchi sempre la strada. Non riesce ad arrivare in cima alla scala. Quando poi è arrivato, lui poi si può far sentire e lui poi è felice, così non lo fai felice. Erika, ti insegno la candela. Allora, te devi prendere una candela, possibilmente chiara. L'accendi e te la metti davanti, no? Accendi questa candela e te la metti davanti e la tieni dove non c'è corrente d'aria, perché se no non va bene. Allora, te in questa candela la cominci a guardare dentro la fiamma e poi parli con la candela. Come se fosse la persona che vuoi contrattare, no? Se la candela rimane con una fiamma sempre uguale, anzi, prima la candela, se c'è qualche entità, la candela comincia a fare così. No, la candela, la fiamma comincia ad andare a destra e a sinistra. Poi, allora vuol dire che c'è qualcuno. E non devi aver paura. Poi fai la domanda, no? E la candela, se ti risponde con la fiamma. Quando la fiamma si allunga, è un sì. Quando la fiamma rimane corta, rimane bassa, è un no. Certo, non gli puoi fare domande come sarà il tempo domani. Un esempio, no? Però gli puoi fare una domanda che la candela ti può rispondere il sì o il no.
questa è una cosa che puoi fare da sola, che non ti mette nessuno di mezzo, che non ti fai spillare soldi senza dire tante cose, e hai la certezza che hai capito. Senza che ci sia nessuno. E puoi fare tutte le domande che vuoi, sempre però che la risposta sia un sì o un no. Prova, se poi non riesci, mi chiami, te lo spiego un'altra volta. E questo vuol dire, se no, guarda, te lo faccio vedere subito, ti faccio vedere come si fa. Ah, la candela deve essere chiara, eh? Vedi? Allora, sto lontana perché sennò col mio fiato si può spostare la candela. Vedi che fiamma bassa? Voglio vedere se viene qualcuno. La sono spostata. L'ho messa più lontano perché non voglio che col mio alito si possa muovere. Sembra che per ora non c'è nessuno. C'è qualcuno? Lo vedete? Lo vedete come si muove la candela? Quando fate la domanda, la candela si alza un pochino di più. E questo è tutto. E questo è proprio vostro. E non devi aver paura a farlo, eh? Terry, questo io lo saprei solo se venisse, così non lo so. Mia, qualsiasi angelo sia, è sempre benedetto. Vanno tutti bene. Eh? Ecco, bene, bene Anna, visto? Ho fatto bene a insegnarti questa cosa. Bene, mi fa tanto piacere. Bruno, anche te l'hai fatto. Bene, sono contenta. Vedete, le cose fatte da soli sono le più vere. Perché io sono così una sempliciona, però purtroppo c'è anche tanta gente, devo dire che su Focus io ho conosciuto solo persone vere, solo persone positive, solo persone che non speculano su queste cose. Però purtroppo nel mondo c'è tanta gente che specula sulle disgrazie e questa per me è la cosa che mi fa più male in assoluto. Perché
Io non sono assolutamente ricca, non ho niente, ma sono felicissima così. Però quando vado a letto sono sicura e di non aver mai messo di mezzo nessuno, mai imbrogliato nessuno. Perché l'imbroglio penso che sia la cosa peggiore che possa esistere. Quando una cosa non la so fare, lo dico non lo so fare. Quello che riesco a aiutare lo faccio col cuore. Però purtroppo ci sono anche delle cose che non vanno bene. Se riuscite a farlo da soli, siete più sicuri voi stessi, perché solo voi sapete le cose. Perché tante volte mi dicono, prima vi fanno raccontare tutte le cose e poi ve le ridicono loro come voi le volete sentire. E questa non è medianità. Dora, quell'abbraccio di ieri mi è rimasto proprio nel cuore. Grazie Lenia, grazie, grazie. Laura, dovresti essere felicissima. Lo vedi che le cose succedono. Cosa vuoi dire, Graziella? Non ti capisco. Sì, ma io vi aspetto tutti. Ora, come ho detto, devo fare questo trasloco. Sono un po' impegnata e ce l'avrò per un pochino di tempo perché io non sono una persona che butta via le cose, a me mi dispiace buttare via le cose. Pensate che questa settimana ho regalato un sacco di roba, ma proprio tanta, 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 e ce n'ho ancora tanta perché devo votare questa casa. E questa casa c'è roba accumulata da 50 anni, sicché ha voglia di buttare via e regalare. Oh, la candela! Non c'è qualcuno qui stasera? C'è qualcuno? Anna Maria, fatti sentire perché c'è qualcosa per te. Anna Maria, non lo so se lo vedi. È venuto. Mi sono sentita chiamare. Guarda, a me viene le lacrime.
Si piange perché non si deve piangere, però mi sono commossa. Qualche volta succede queste cose e io mi commuovo molto. Roberto è venuto il figlio di Anna Maria e mi ha fatto capire delle cose. Bello perché la sua mamma è in diretta, anche lei, e l'ha visto. E io quando c'è queste cose mi commuovo troppo. Sono un po' una stupida, dovrei reagire diversamente, ma la gioia e la commozione è troppo forte. E pensate che quando la signora Anna Maria Squeri fa le dirette, suo figlio si fa vedere in tutte le maniere. Io lo vedo, cioè vedo quello che, i giochi che fa lui di luce. E poi lo dico alla mamma e allora lo vedono tutte le persone. È vero, Anna Maria? Beh, pensavo di non essere degna di Gianluigi, invece piano piano sta arrivando anche da me. Via, fatemi un pochino ridere perché sennò così no, me l'ho tutta truccata. Ora arrivo, eh. Voglio sapere di quelle mamme che aspettavano il bambino. I bambini, se queste gravidanze continuano ad andare avanti, bene, dovrebbero essere vicine ora, eh. Io voglio essere ancora nonna, eh. Perché non so se lo sapete, però a me hanno dato un compito che quando una persona ha bisogno di aiuto per la salute, io posso, no, io, chi è con me, mi aiuta a aiutare. E allora sono diventata nonna di diversi bambini. Io mie ne ho due, però ora ne ho diversi. E tanta gente ha avuto problemi di salute e qualcuno si è risolto, qualcuno è stato molto meglio. I miracoli io non li so fare, però magari farei stare un po' meglio, sì. Raffaella, ora lo sai. E queste persone che poi mi dicono che stanno meglio, mi fa tanto piacere, perché io ho bisogno solo di una fotografia, e nemmeno per posta, una fotografia messa qui su Facebook in privato, e che la vedo solo io, e poi le mie mani vanno dove c'è un punto preciso dove vogliono andare e la persona in genere stanno tutti meglio.
chi può viene a casa e chi è lontano va bene la fotografia, va bene uguale. Grazie Anna Maria, grazie. Sono la mamma di Giorgio. Scusa, questa è la voce. La mamma di Giorgia, mi sei scappata, ora non riesco a prenderti, poi ti ritroverò. Ma posso dirti che se non ho letto tutto, però se nell'altra dimensione non soffri. Grazie Roberta, grazie mille. Sì, Cinzia. Cinzia, c'era un messaggio per te, eh? Ho detto prima. C'era una bella bionda che era felice perché sei speciale. E lei con questo ha voluto dirti tutto. Ti dice grazie. Sta bene, Cinzia sta bene ora. Ora sta bene, Federica. E vuole che tu non ti stanchi troppo, ma stia sempre col suo angioletto, che lei lo vede e lo segue. Però ci devi essere te. Che cerca di star bene. Quella signora della bimba, no. Mi è passato. Lo ritroverò poi, eh. Grazie, grazie. Ho il telefono. Mi puoi chiamare da Messenger? Se mi vedi vuol dire che siamo amici e allora mi chiami su Messenger. Magari non la sera tardi, perché a una certa ora io poi stacco tutto. Angiolina, mandamela. La mandi su Messenger, la vedo io sola. Ciao Bruno. Lucia, mi dispiace, non mi è arrivato niente per te. Ho detto questo mese un po' perché era molto caldo, ho fatto poco di queste cose. E poi ho avuto tante ore impegnate con aiutare chi aveva bisogno per la salute. Ah, ma tanto il Covid non si prende via fotografie su Messenger, eh? È tranquilla. Patrizia, tuo figlio ha avuto un incidente? Va bene, Cinzia. Sì, mandamele pure Rosaria la foto. Ora non ti dico che ti guardo subito stasera, eh? Te lo dico subito. Però domani, tanto per me il lunedì, la domenica, il sabato è la stessa cosa. Ora poi avevo anche la nipotina che non c'era a scuola, ma dalla prossima settimana la nipotina è a scuola, sicché ho più tempo libero, eh?
tempo libero anche la mattina, perché ora è un momento, ve l'ho detto, con questo trasloco che devo fare, e non è che vado tanto lontano, scendo solo di un piano, però la casa è più piccola e sicché tanta roba è buttata via e l'ho regalata. Ora mi è rimasto da dar via due cose importanti, se mi riuscisse a dar via anche quelle, perché mi dispiace un po' rompere la roba sempre buona. No, Erika, la fotografia la devi mandare solo se hai un problema di salute. E allora mi mandi la fotografia e io posso provare a aiutarti con la pranoterapia a distanza. È solo per quello, non per altro. Perché le entità, se vengono, non hanno bisogno della fotografia. Se viene la tua bambina, glielo domando. Potresti abitare vicino a me. Anna, non so dove abiti, non me lo ricordo. Grazie, Arianna. Ma sono come tutti. No, non mi chiedete messaggi così perché no, con me non funziona così, è più un'altra cosa. Grazie mia, ma ci sono i figli che mi aiutano. Ora devo solo impacchettare roba, impacchettare roba. Avrò dato via più di 200 libri perché ce ne avevo troppi. Ora ho ottenuto solo quelli che mi fanno più bene al cuore. Però quando io sono tornata dall'oltre, siccome non sapevo niente di queste cose, ho cominciato a documentarmi e a leggere. E andavo a comprare tanti libri, anche perché quando una cosa non si sa, secondo me, bisogna cercare il pro e il contro. Sicché volevo sapere le cose positive e le cose negative, però ci sono quei libri che parlano solo di positivo e dei libri che parlano di negativo, e io volevo un riscontro da una parte e dall'altra, perché per vedere poi come dovevo andare per la mia strada. E tanti libri me l'hanno fatto capire. Emiliana, a me è uscita subito, immediatamente. Appena. Possiamo dire sono morta, dai. Diciamolo proprio così. Appena sono morta è uscita subito, perché io sono volata subito via. Io non potevo sentire, dunque ero sempre sul lettino, sentivo urlare, però io non potevo sentire quei litigi. Ancora ora i litigi a me mi danno fastidio, mi fanno paura. E la mia è andata via subito. Forse perché doveva tornare, questo non te lo so dire, però io ti dico quello che è successo a me. A me è uscita subito. Ciao Antonella. E poi dopo me la sono ritrovata. Ora non mandatemi foto ora perché se no mi accavallate. Allora, Mia, te lo racconto.
Io ho avuto un intervento, io ti parlo di 40 anni fa, un intervento di un autotrapianto osseo perché avevo una necrosi al polso. E avevo una gran paura, ti dico la verità. E perché avevo già avuto dei problemi con l'altra mano, perché io ho avuto questi problemi da ragazzina con una mano e poi da più grande con l'altra. Tutto è successo, ti pensa ai casi della vita. Il mio bimbo si era levato il primo dentino. Ma era già un po' che gli dondolava, ma aveva paura. Alla fine gli è venuto via su questo dentino. Io dalla contentezza gli ho dato un pizzicottino così. Ma non gli ho fatto niente di male. Però io mi sono fatta male. Beh, non mi sono fatta male, ma non me ne rendevo conto di quanto male mi ero fatta. E poi è successo che c'avevo da fare. Ho lavorato tutto il giorno, la mattina dopo avevo la mano molto gonfia e mi faceva molto male. E allora era di domenica, mio marito mi ha portato al pronto soccorso e lì mi hanno fatto le lastre e mi hanno visto subito che c'era questo grosso, grosso problema. Sicché hanno parlato subito di fare. E si era anche rotto il tendine, figuriamoci, mi ero messa male. E subito mi hanno ingessato per fermare il tendine e poi dovevo mettermi in lista per fare questo intervento di autotrapianto. Mi hanno levato un pezzetto di gomito e me l'hanno inserito nel polso perché questa necrosi era il semilunare, un anello fatto. Un osso fatto anello, cioè un osso tondo, e a me mi era rimasto solo l'anello, solo il contorno. Era tutto, tutto vuoto. E se l'avessi lasciato così, si sarebbe rotto completamente e la mano non avrei più potuto muovere. Avevo 28 anni. Prima di fare questo intervento mi sono fatta consultare da altri medici e tutti hanno detto la stessa cosa. Allora mi sono decisa e sono andata in un ospedale specializzato in ossa, che però ora non c'è più, è stato smantellato tutto. E lì mi hanno fatto diverse anestesie, non funzionavano perché ero troppo nervosa, avevo paura, non sapevo cosa andavo incontro. E insomma, hanno cominciato a tagliare, io ho cominciato a urlare perché sentivo proprio il bisturi che. E allora mi hanno messo la mascherina. Mettendo la mascherina, probabilmente la mascherina. E tutte le anestesie che mi avevano fatto precedentemente, sia locali che totali, non avevano funzionato, sono andate in funzione tutte insieme. E ho avuto un arresto cardiaco. Allora, io ero sul lettino, mi sono sentito questi urli. La perdiamo, la perdiamo, la perdiamo. E mi sono sentita risucchiare. Lì per lì mi sono proprio vista uscire dal corpo. E poi c'era un armadietto da una parte. Sono andata lì sopra, seduta. E poi ho girato la testa, ho visto che dietro quest'armadio, quasi nascosto, c'era una porta. Io ho detto qui dentro non ci voglio più stare. Ho aperto questa porta, c'era buio. Ho fatto un passo solo. Poi è venuta tanta luce, tanta, tanta, tanta. E si è aperto un
una luce che mi ha trasportato, mi sentivo risucchiare, però in un vortice. No, no, io volavo, ma non volavo dritta, volavo a spirale. E mi sono ritrovata in cima a una luce fortissima, una specie di scaldabagno, e io l'ho scavalcato, ma solo con una gamba, perché ero mezza di qua e mezza di là. E ho sentito questa gran pace, questo profumo di fiori bellissimo, che non esiste sulla terra, perché ho provato a cercarlo nelle serre, nei fioristi, non l'ho più sentito. C'era un bel prato verde, non avevo paura, non ho visto nessuno, però ho sentito che non ero sola. E poi qualcuno mi ha tirato per un piede e mi sono svegliata il giorno dopo, molto molto arrabbiata. Poi nessuno mi credeva. E poi, piano piano, ho cominciato a capire, perché anch'io non. Quando mi dicevano che non era possibile, non era vero, allora ho cominciato a leggere, a leggere, e ho capito che questa cosa non era successa solo a me, era successa a tante persone, e mi sono ritrovata in tutto. E poi, piano piano, tutto si è sviluppato sempre di più. E questa è la mia storia. E come di tante, tante persone, che quelle che tornano dall'oltre tornano cambiate. Forse dovevo farlo. Forse dovevo cambiare vita, perché io lavoravo, avevo la mia famiglia, lavoravo, pensavo solo a noi e basta. Ora si pensa un po' a tutti, si cerca. Ora si è fatto tardi, io sono stanca, vi do la buonanotte. Vi risponderò a tutti, state tranquilli, mandatemi tutte le foto che volete, delle persone che hanno bisogno, non le persone che sono nell'oltre, perché quelle vengono solo chi vuole, io non posso chiamare, io ho dato la mia adesione, però io non posso chiamare. Viene chi vuole, come vuole e quando può. Vi ringrazio tanto, anche stasera siete state tantissime. Voglio bene a tutti. Speriamo che stiate tutti bene. Se avete tempo e voglia, una preghiera anche per me. E buonanotte a tutti.
Mm-hmm.